Il film Pastori è un film che si colloca in una posizione molto particolare del nostro immaginario religioso, perché racconta le vicende che hanno portato alla nascita di numerose comunità ortodosse appartenenti al Patriarcato di Mosca in Lombardia e nel Canton Ticino. Con questo film, ma ancora più direi con questa presenza di 15 anni che oggi è fiorita in comunità a Lecco, a Como, a Lugano, a Varese e in altre parti dell'Italia del Nord, questa vita delle comunità diventa una vita capace di produrre cultura. Ecco dunque l'aspetto innovativo e l'aspetto particolarmente importante di questo film. Noi preghiamo che voi pregate per noi e noi preghiamo per voi. Grazie mille, grazie. Grazie a voi. Grazie. Я прибыл в Милан по приглашению отца архимандрита Амвросия и по благословению представителя Украинской православной церкви блаженнейшего митрополита Киевского Сея Украина Нуфрия для участия в международной богословской конференции. И так получилось, что смог присутствовать на презентации этого чудесного фильма. Я не оговорился. Если говорить в целом о впечатлении, 5 баллов. И знаете, название очень удачное. Второе, священников подобрали действительно настоящих пастырей. Спасибо вам и низкий поклон за то, что вы ваше время употребили на то, чтобы прийти сюда и встретиться друг с другом и с нами. Grazie di cuore per è un inchino profondo a voi per aver voluto utilizzare il vostro tempo per venire qua e per spenderlo insieme con tutti noi. Начинаем просмотр. Iniziamo a vedere il film. Den Glauben praktiziert, wie die Praxis des Glaubens auch sich verändert, wie das Familienleben besser wird und so weiter, dass er sagt, ich möchte auch orthodox werden. Dazu braucht es keinen Proselytismus. Proselytismus, das machen Sekten. Wir müssen nur unseren Glauben, so gut wir können, leben. Das ist schon genug Zeugnis. Da muss man nicht gleich immer das alles so plakativ und so weiter machen. Questa vicenda della Chiesa ortodossa comincia con l'arrivo 15 anni fa di Mykola Makar, monaco proveniente da Kiev, docente universitario, docente di teologia. Padre Amvrosi è convinto che l'arrivo in una terra di antica evangelizzazione con molti santi che l'hanno vissuta, molti santi anche che fanno parte della Chiesa in divisa, è una ricchezza, è una vera ricchezza anche per chi si trova qui per lavoro, per chi si trova qui per emigrazione, per chi si trova qui come in diaspora. Ich weiß von seinen Gläubigen, seinen Pfarrangehörigen, dass Vater Amvrosi kein eigenes Leben hat, sozusagen, sondern dass er total für die Gläubigen da ist. Also er ist nach biblischem Zeugnis oder nach den Worten Christi, ist ein guter Hirte, der sein Leben für seine Schafe hingibt. Il servizio dei pastori è un servizio che richiede dai pastori la vita molto profonda spiritualmente. E noi sappiamo bene che
la vita spirituale è la vita che si sforza di trovare l'amore. Настоящий пастор, он ведь идет не сзади с кнутом, а настоящий пастор идет впереди, показывает пример, и он зовет овец своих за собой, и овцы слышат голос пастыря своего и идут за ним. Noi abbiamo mostrato il film del regista Andrea Andreev, il coro patriarcale, da noi a Roma 4 anni fa. E adesso sono molto felice di anche vedere il suo progresso come regista con un altro film che veramente mostra che c'è tanto amore che ci unisce. Noi sempre cerchiamo di avvicinare le nostre due culture, i nostri popoli. Tutta questa comunità, sia ortodossa sia cattolica, tutti insieme, noi creiamo una grande famiglia che vive insieme su questa terra. Secondo me questa è la cosa principale e fondamentale che questo film è riuscito a fare. Поэтому будем помнить всегда, что Церковь Божия – это единый живой организм из разных народов, из разных культур, из разных языков, единый в Духе Божьем, единый в истине Божьей, единый живой организм в любви Бога вечно живого. И allora questo significa anche l'inizio di un'amicizia con i sacerdoti cattolici, un'amicizia con le chiese cattoliche. E da questo punto di vista possiamo dire che si innesca in questo dialogo tra le chiese, che oggi viene messo davanti agli occhi di tutti grazie a questo film, si innesca veramente uno scambio di doni. Proprio grato per questa collaborazione tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa, ecco, sono felice, dice il regista del film, di salutare Sua Eccellenza Monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano. Abbiamo bisogno della tradizione orientale, della sapienza russa e di tutte le altre comunità d'Oriente per intuire e conoscere la dimensione di mistero dell'azione pastorale. Per questo sono molto grato per questa occasione, ringrazio le loro eccellenze per la presenza, ringrazio padre Ambrosi Makar che sempre è presente con il suo sorriso e il suo zelo in questa città, e ringrazio di aver scelto questo luogo, grazie a Monsignor Braschi, questo luogo così bello che è l'Ambrosiana, per invocare una alleanza sempre più profonda tra tutte le tradizioni cristiane. Grazie di cuore a tutti. Hier unsere Italien ist ein uraltes christliches Land, nicht? Sie sagen, in Italien sind sie schon jetzt schon mehrere Monate gewesen und so weiter. Das ist voller Heiligtümer, Reliquien, ne? Moschi überall, in den großen Kirchen und so weiter, nicht? Das ist ja das Fundament, auf dem die Kirche aufgebaut ist. Il culto dei santi, la venerazione per le reliquie, la riscoperta anche delle radici della nostra fede è proprio un dono che ci viene fatto dalla presenza delle comunità ortodosse. È come una grande famiglia, e se tutti noi cerchiamo di capirsi meglio, è proprio questo che cosa questo film fa, aiuta a capire meglio la comunità russa, la comunità ortodossa, ai nostri amici italiani, ai nostri amici cattolici, a tutto il mondo. E quindi se ci capiamo meglio sarà una migliore vita in tutto il mondo.
умышленно или так Господь дал, получилось, что жалко, что он оканчивается, и впечатление, что должна быть вторая серия. Это может быть и не случайно, потому что режиссер талантливый человек, имеет опыт. Я думаю, что фильм будет интересен не только для людей церковных, а даже, которые не в теме. Пример настоящего лидера. А сейчас, я думаю, эта тема очень актуальна и для всех народов и цивилизаций. Поэтому я рад и думаю, что и в Украине этот фильм будет популярен. Volevo dire che ho conosciuto Андрей, essendo un giorno visitando una chiesa ortodossa a Como, e allora casualmente, o grazie a forze maggiori, ci siamo conosciuti e abbiamo visto questo film e eravamo molto lieti di invitarlo al festival. Questo film è il film che ci aiuta di vedere come l'amore, la forza di un pastore che può aiutare la gente proprio a trovare l'amore e vivere con questa. L'amore, cioè l'amore Dio stesso, e vivere la vita celeste sulla terra. Жизнь, что даже неуловимо во всем своем служении. Пастырь отдает себя пастве, а паства отдает себя пастырю. Это настолько величественно, что всегда встреча пастыря с паствой – это небо на земле. Это неизреченная радость. Quello che possiamo veramente augurarci è che la visione di questo film, soprattutto da parte di tanti milanesi, di tanti lombardi, italiani, svizzeri, comunque di persone che vivono stabilmente da generazioni in queste terre, ecco, possa essere un segno di speranza, la nascita anzi di una curiosità piena di amicizia, di un desiderio di conoscenza e anche di collaborazione. Io sono molto molto onorata di essere qui stasera e vedere questo film che aiutaci a migliorare questo mondo. They want to be close to the director who is now today he's a star. That's why, okay, we try, and they do it 10 times.
Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Господи, помилуй нас грешных, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Чем Сын Твоим, Боже, охрани нас от всякого зла. Dio salvaci, Santissima Madre di Dio salvaci. Madre di Dio salvaci, Santissima Madre di Dio salvaci, e salva buono le nostre anime. We believe the main purpose and one of the main purposes of the culture, and we believe that with this film also the connection between Italy and Russia will strengthen. Questo film che si intitola Pastori e che vince appunto questo documentario film che vince il Felix Award 2021 parla proprio della vita dei preti ortodossi che vivono tra l'Italia e la Svizzera. Interviste interessanti e precise che svelano un mondo poco conosciuto. C'è vicinanza tra cattolici e ortodossi, fra i due modi di vivere la stessa religione. Invitiamo qui il regista del film Pastori, Andrei Andreev. Il nostro giornalista, Cristina Arsenio. La Chiesa non è qualche cosa altro, solo la parte della società per la società. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Спасибо большое. Спасибо, Андрей. Grazie. Grazie! Grazie! Auguri!